Amici, amici cari, amici. Bene, via. Sono Paul Harris e oggi è il 6 ottobre 1946. Questo nastro dovrà essere ascoltato solo nell'eventualità in cui io non potrò più essere presente. Vorrei prendermi del tempo per raccontare tutte le cose che ho fatto e perché le ho fatte. Lo sento come un dovere, non tanto per me, quanto per tutte quelle persone. Avevo 37 anni. Quel giorno ho ufficialmente dichiarato davanti al mio pubblico la nascita del Rotary Club. Eravamo in quattro. Sylvester Schiele, un mio caro amico, commerciante di carbone, poi... c'era Gustav Lohr, una bella testa, era un ingegnere minerario. Poi c'era quel bravissimo sarto di Hiram Shore. Quello che la gente vuole è solo qualcuno che le dica che è possibile. La gente ha bisogno di sapere che le cose sono possibili, non impossibili. Ci vedevamo una volta alla settimana, a volte in un ristorante o nella hall di qualche hotel. Nello studio di uno o dell'altro, giravamo sempre. Ogni volta cambiavamo posto. Pensando a che nome darci, mi è venuto quasi spontaneo. Rotary.